Un saluto da Alessandra Toni, che conduce il podcast di Varese News con le principali notizie di venerdì 5 febbraio. Primo weekend in zona gialla e a Varese scatta il piano controlli. Osservato speciale il Sacromonte, la polizia locale terrà sotto controllo la strada che porta al piazzale Pogliaghi, che potrà eventualmente essere chiusa come è successo nel pomeriggio di domenica scorsa. In città saranno 3 le squadre a ogni turno per verificare il rispetto delle regole da parte di esercizi commerciali e cittadini. Valico doganale di Gaggiolo chiuso in entrambe le direzioni nel pomeriggio di venerdì. Le forze di polizia hanno deciso di evacuare la zona nel raggio di 500 metri per effettuare i controlli dopo un allarme bomba. I frontalieri sono stati dirottati su frontiere alternative. È durata 1 ora e mezza l'audizione al Consiglio Comunale di Varese dei vertici sanitari di ATS Insubria, dell'azienda ospedaliera e della principale residenza per anziani cittadina. Il direttore sociosanitario Ettore Presutto ha ricordato il numero di ospiti delle RSA contagiati nella prima ondata, che sono stati 583, mentre nella seconda sono saliti a 808. Il direttore sanitario Catanoso ha parlato delle 925 visite domiciliari delle USCA, mentre il presidente della Fondazione del Molina, Guido Bonoldi, ha ricordato i 267 morti del 2020 nella sua RSA. Era agli arresti domiciliari, ma ha pensato bene di evadere per andare a festeggiare il suo compleanno. Il piano però è andato storto, il 35enne protagonista della vicenda è stato fermato dai carabinieri di Lonate Pozzolo. Per rilanciare l'ospedale di Saronno, il presidente della Commissione Sanità, Emanuele Monti, propone di spostarlo sotto un'altra azienda. L'idea è quella di attivare un tavolo tecnico coinvolgendo le ASST limitrofe per vedere quali spazi ci siano di rilancio del presidio per farlo tornare attrattivo. Lo spostamento potrebbe avvenire in occasione della revisione della legge sanitaria. E ora apriamo la pagina sportiva con la Pallacanestro Varese che è tornata alla vittoria. Il commento della partita e le ultime novità ce li propone Damiano Franzetti. 2 punti in più in classifica e un nuovo giocatore in campo. La Open Job Metis, fanalino di coda della Serie A di basket, prova così a scuotersi. La vittoria 76-74 su Brindisi di giovedì ha preceduto la presentazione del pivot nigeriano John Egbunu, al quale la squadra di Massimo Bulleri chiede soprattutto rimbalzi, stoppate e difesa per dare una mano a Luis Scola sotto canestro. Egbunu, 26 anni, 2,08 m, esordirà domenica nello scontro salvezza con Cremona. Si gioca dalle ore 16 alla Enerxenia Arena di Masnago, cronaca in diretta su Varese News. Da Varese, Damiano Franzetti. Weekend di campionato per le nostre squadre di calcio. In Serie C la Pro Patria scenderà in campo domenica a Pistoia. Sempre domenica si giocherà l'ultima giornata del girone di andata di Serie D. Il Varese, che si è rinforzato con il ritorno dell'attaccante Andrea Repossi, andrà a Tortona. Potrete seguire la diretta delle partite sul live blog di Varese News. Castellanzese Imperia, Legnano Casale, Saluzzo Caronnese, le altre gare in programma. Per l'hockey su ghiaccio i Mastini giocheranno sabato alle 19:30 in Alto Adige contro il Merano, primo in classifica. Ed era questa l'ultima notizia del podcast, che potrete ascoltare sulle piattaforme Spreaker e Spotify.